convegno che è stato rappresentato per la prima volta circa 10 giorni fa. E si tratta di una replica che ci rende gioia, ci orgoglisce, perché essa è determinata sia dalle tante richieste che vorrebbero che avevano potuto intervenire per il progetto presentato, sia dalle manifestazioni di apprezzamento che avevamo ricevuto dopo il nostro lavoro di crescere. Pertanto ci ritroviamo qua, un po' parte, convinti di avere una responsabilità, di essere operati, di avere responsabilità non solo della nostra volontà, quella di non tradire la fiducia che il futuro ci ha portato. Ora, è necessario sicuramente fare una menzione a favore di coloro che stasera sul palco non compariranno, a favore di coloro che hanno fatto il lavoro dietro le quinte, sia degli autori, come sapete la commedia è stata scritta da me, da Bello Feno e da l'amico Francesco Raccosto. I curatori della scenografia sono invece Franco Vergara e Pasquale Cattinelli. Mentre poi ci sono anche i nostri tecnici, Luigi e Aldo, Stefano Tesina e Roberto Di Pano. Che ci hanno fornito il contributo finanziario per poter allestire uno spettacolo del genere. La Rete Sud, la Manetta Rovino, la gioielleria Carlo D'Agostino e il Bar Centrale di Bettano Bar. Ho sentito il ringraziamento ancora una volta alla direttrice centrale, la dottoressa Antonietta Moravelli, che con la consueta cortesia e disponibilità ci hanno consentito di usufruire ancora una volta di questo teatro. E poi io vorrei ringraziare dell'allestire questo spettacolo. Noi ci siamo sentiti particolarmente vicini a colui che già c'era stato maestro nell'attività teatrale e amico nella vita di tutti i giorni. L'altra volta avevamo voluto dedicare il nostro impegno a favore di questa persona che purtroppo è prematuramente scomparsa. Adesso vorremmo ancora, per un attimo, vorremmo ancora rivolgere un caro ricordo al compianto Rosario Pirenza. Aspetta, sto passando questa cosa.
Face ora, figli. Che mi state graziando? Cale per la caccia c'è? Basta. Capi come la mano quando lo paletto fuori. A proposito di capelli, non mi contate che dice con un altro faccio la merda. Iiii, parati, non sai, un bordello che ne c'è. Stavo io quando ho cozzato. E avevo finito tutto in giusto. D'accordo. Pancis! E bastava il tuo cucuzzo. Onde va ancora? Se la va via, Cis. Giovanno, se che sarà un cucuzzo, che sta tutto cucuzzato. Io porta che cazzo, bene. Oh, è il tuo cucuzzo. Via. Oh. Ma se sta cadendo ci compriamo a Cienzo. Ci compriamo a Cienzo. Così sulla scarpa, se facciamo amici, e non da vogliamo più, figlio. Ah. Un cettino sta cercando. Non da vogliamo qui. È la pace. Ma mi chiede la carta dei testi ligi, che ti ha fatto una mala sotto. Pure di che carta che si stanno mangiando. Chi sia? Chi sia? Chi sia? Cacca, cara cucettina, un dì. Ah, ma poco posto, lo voglio. Che dì, tu pagate l'acqua? Lo sapete la paga lui qua? No, ma io un po'. Para, sì. Sta libera. Ah, sta domani. Non ci passo un'annata. Via, ga. Ma tu che passi? Che cantare? Mi sta ingaggia pure quando scrivi. Un centino. Passa ora. Usa questa. Per un solo modo. E mi si, sempre vedi io. Usa questa bella che la dei pesci di parte sua. Io si vergognavo, è timido. Ma non è da cuzzo. No, a noi siamo domani. Ma ma sai che stanno per bene, stai per via. Ma non 10, ci sono 8. Ma non era 8. Vuole dire loggiare. Sì, loggiare. Ma non mi vuole bere, davvero. Esce facile per voi. Solo che... È una bella scornosa. Sì, è scornosa. Sapete che dovete fare? Spillo che ti hai. Che pensate? Pulita. Mentite che. E poi il tuo trovato lo stesso. Sapete perché? È scornoso, non ci pare male. Sentite voi, che cosa ne esce? Dove non parli? Ma allora mi vuoi per davvero? Sì. Voi che sono venuto a faccia per voi? Grazie, figlio lei, caro mi dovrei andare a ritirare. Mi disse se già in ritardo. Ma ha mandato una filmina! Sì, pure i grafici sono fare lo scrivo ora! Deve andare a stare speratosa! Secondo me ha mandato una scheda. Chi se poco, ma se poco. Ma fare lì! Non sono pochi capelli perché... Stavi a stare passaggiare! Ma... Ah, cadere via! Ah, su quello! Perché tu non riusci a stare via? Ma a scuola sempre, certo che la conosci. Ma tu non ci passi 4-5 anni a io? Aspetta, ma lo so, cosa vuoi guardare? Io ma a scuola sempre. Perché non sapevo cosa c'era una volta. Una volta? Quattro volte! E me siete sempre. Io vedo. Caro GG. Vieni qua GG. Non si tu, eh? Ma c'è scritto GG, no? Ma c'è scritto tutto bene, sapete? E poi partite in un bicchiere d'acqua. Oh, vuol dire che andò un faccio di film e ne mettiamo un GG. Si può? Sì, è vero. Ah. E poi? Mamma, pure mamma mi chiama GG, eh? GG, GG. Dava ragione. Sì,
Hai, pare că mie firme nu-mi dea un nou pe fiind. Continuăm. Ah, caro Gigi, ti scrivo queste poverighe per dirti che mi piace molto. Specialmente quando gioca a Cucuzzaro. O poi sapere che gli è più un buono Cucuzzaro. Ah. Figura, che cosa in questo paese non si sa. Quando la prima ci dovresti da curvo, si va sul pullman di tutto. Sì, ma posso dire o no? Lei. È finita. Specialmente quando gioca a Cucuzzaro e dici carta pinna. Allora va. Ma sto pigno vince tanto. Quando sento queste parole il mio cuore sbocca d'amore. E Ilia quando a mano ci dice queste parole? Ma non lo so. Sapete che tanto po' tanto qua stiamo vicino non ha vita. Tanto un fessino! E tanto guarda! Ma non ha vita! Ah, già! Però mai non parlavo mai di vita, ma se no, mi comprava, mi dai! Non sentiva? Oh. Allora, sono rotto, signora. Ah, sì! Ok, il mio cuore è sbocca d'amore. Perciò io ti amo, e tu mamma, non posso dirti chi sono, dammi vergogna, perché io non ho la faccia di gallina come la tua. Sono molto vergognosa. Eh? Usa certe parole, lo posti in alitto da fare una poesia. Certo che mi sa che maschio, io lo voglio molto bene. Sono spinta. Io continuo. Scusami se non ti guardo quando mi guardi. Perché se mi guardi, io non ti guardo. Non ti dico chi sono. Ma tu sai chi sono. E se non so, ora sono Tommaso Sonatore. E se non l'hai capito, ti do un aiuto. Il mio nome comincia con la G. Come il tuo, GG. Ti amo, ti amo, ti amo. E pure noi ti amo. GG, dici quello che vuoi, ma secondo me canesce il matrimonio. Sei bravo? Bravo io. E bravo tu. Sai come ti finisco legge questa lettera, questa calegra di tanto brutto? Dico uguale, c'è per che riesco a trattare. Guarda che io mi metto sempre le scuole, eh? Eh? Oh, ma c'è. Prima ma trovo facciamo babbo. Ma cosa fai? Sì, a casa, non me la dai. Ancora dai mazzo in casa, hai già parlato di matrimonio. Certo, se non parlare di matrimonio, una lettera di chisti, ecco che dovremmo parlare, amo. È vero, però io non capisco una cosa. Se sta lettera va a mandare via, insieme. E chi alla giota gli ha fermo e sa io. A poi alla giota ci manda a dire con mia cugina. Se vogliamo, se vuole ci mette insieme a mia. E se no, io chi sto non voglio che metto. Ora mi mandò sta lettera. E se vede che ci ripensavo. Infatti non è una cosa. Pure tu. Sì, purtroppo tu guarda. Prima non guardavi niente. No, è vero, non ce ne pensavo. Secondo me è divorzio sempre. E non tu che ci capisci mai. Perché sicuramente. Si schianta a suo padre, capisci? Se lo farà sostenuta. Così davvero un fatto. Hai sempre ragione. Sai perché? No, guarda che bella buona. La volta ero magna. Ah, cosa è fatto? Io ho una parata mi grande, no? E c'era pure un pacchetto d'azienda, ma io non ne conosceva i facci, no. Conosceva i nomi, perché ero babbello, però vabbè, ho mai. Allora parlavo di discorso, no? Prima preoperazione. A onde pulivo lo scorso, va bene? A uso. Beh, fimmi, ci siamo. Sapete qua che un po' erano un paese. Ma chi ti ha avuto per bene? Ti incazzavo! Ti incazzavo da bestia diventata! Dimmi no! Meno male che non c'erano i cristiani, mi diceva sta zitto stolto! Meno male quando venivano, se no mi ha staccato le porta. Ma scusa, ma per caso tu pretendi, ci giusto per cosa? E io che ci gira? Ci gira, è buono che zagnava! E io ci sta, sono cazzata! Ma si è fatto lo stato? E con tutte queste lane incumbrasti, come ti potevo dire Graziella, buono? Ah, ma certo, cara, se non aveva comprato queste guai... Yeah.
E la guarda. No, no. La guarda lì. Però come vedete se non guarda. Sì, non ti preoccupare, no, non c'è buono. Non ti girare. Ma mi hanno fatto ancora di quel peggio. Faccio così, ma io non voglio niente. Sì! Felice a caffè. Ciao! E basta gatto che buono! Vuoi dare a chiesa così? Vabbè, concettina, tu ti meglio ormai. Ah, a me si vede che vuoi dare io di più. Perché primo non la sto vedendo. Secondo, lì ci vuole una ora, cacca chi, cacca cuna. E terzo non si capisce mai più niente. Ma vabbè, rivederci. Ah, un'altra cosa. Sai che tante bici? E portata a mista, come impastaste una chiesa. Giuro! Comandi! Ah, e voi a me se non veniste? No, che devo più fare? Sì, sì. Impegni. Se impegni, poi mi ci pulite la manda. Potremmo fare i mezzi. Ma buon venire la prossima volta. Sì. Arrivederci. Ciao, ciao. Allora, guardava? Lei guardava. E te mangiava con loro. Qui sì io. Calma, che muore, ma c'è finito. Basta, io non mangiamo più gente. Si è visto una cosa, cioè, schifo. Una cosa la stessa non avete mai. Non ti lasciare Gesù, Pacenzo. Mi occupo che poi per scrivere questa lettera. La passata cosa faccio io? La mia è una marina. E io mormorio il turismo pace. E mi faccio capire tanto paese paese. E dopo che invece comparaste. Perché non ci mando in casa? Vai, io sto qua e ci cavo. Ah, ma siamo tutti corpi che non mi sa chiazza. Buona idea. Non gira mia parte, non gira per sì che. Non solo sistema c'è. Qua. Uno solo c'è, uno può conquistare se c'è. No, da roba. Fa quello di nuovo, capisci? Così, suo padre. Oh, no, non vuole. La vedrò lo stesso. Per forza. Per forza. Ma poi, facciamo un matrimonio, già ce n'è. Eppure che c'è una bella pensata. C'è, c'è, anche c'è. Oh, ma è tutto grido. E che può fare che stagliamo a te, pepe? Affacciatevi fino nel bello, stagnatelo! Non l'avevo visto che fate! Vuole imparare! Sicuramente non è più portato schiacciere! Dopo, io mai non ci devo stare sotto il contagio sta. No, ti giusto no! Hai un più piano, vai amico! E ne devo giocare. Sì, sì, ne devo giocare. La saluto. Sì, ne devo giocare. È un mio nuovo spettacolo che trovavamo. Cioè, va, 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 va. Ma insomma, Gigi, sì. Che c'è mai visto fare questo? Ma vai a giocare, dopo. Oh, Samarita, ma io devo andare già a croce per 4 giorni. Un altro croce in questo, c'è meno. No, dai, no. Non si accoppano. Dai, per favore. Se parla mia. Pensate che io per la gente. No, c'è il di. Dalla mamma di piccio carissimi! Ma quello è stato un favo, lascia di faccia. Non mandare giacce. Ho pensato di marzo, faccia a me. Facevo un ciappa, un per me. E allora c'è un ascoltato che vuole giocare la piazza. Facevo un buon punta, un torno a un tipo. Non si guarda per una. Ma chi sta? E la parlette chi? Io. E con domani. Occhi. Ogni sera c'è un barbero, proprio che chiude il salone. Ma c'è un mangiare, a tu per pure e per andare in casa. No. È tutto oscuro. Non che facciamo? Ci siamo attenti. Cavo mangiare bene, e non per mettere un po'. O mangiare bene, pure va grazie, capisci? Certo che se ce l'ho bene di carretti. Che non ti dava una schia, un sciopero della panca. Aspetta. E ci mandiamo quando vedi che dici? Tanto, su di sé. E fa un'ora, o per bene. Ma ci sono i mangiare di durata che andare. Sì, sì, si può fare, si può fare. Se accoglio non andare. Allora. Ah, vai. Continuiamo a scorsi prima, andiamo. Dai, chiedo dalla propria. Oggi, presto, poi sempre. Se no, faccio.
E capaz de nu să mă ridic acă. Nu. Amel. Amel. Un piano studiu eu. Ce? Restăm când o dată, no? Ma tu un coraggio da roppo oscuro, dai. Certo, cavallo. Ho posto sì, ma con banana monaggia. Sono un uomo buono. Sì, insomma. Allora, è andato là. E siete precisi? Uff, grazie. Ma ci vogliono mangiare. Ma tu per pure che non hanno in casa, dai. Allora? Allora, è tutto oscuro. Tu, te muoci a qualche parte. A me la vedo che io faccio. Zum! Io non ti muoio. Attacco una porta. Anzi, ti posso anche a porta in casa. Noi arriviamo fino a domani. E poi ci la portiamo a bambini. E facciamo un matrimonio, gente. Non sa ci può mandare per ringrazio. Ma voi, veramente, gente che sto per me. Ah, lo parlo con la sua camicia, non hai? Ah, certo come facciamo. Per te facciamo chissà e altro. Però non andavo a tagliare, mettere ore, sembra buono, è troppo tardi. Eh sì, è stato cavallo. E chi mi serve? Che ti serve? Una corda, e non salto. Capisci? Ma boh, cavallo, non posso dare. Non sa che una corda non salto. Una corda? E non salto. Non mi vado, non sa che una corda. No, una corda non salto. Una corda non salto. No, non c'è più salto. Sbaglio, devi dire molto tardi. Sì, sì, c'è un po' scattare, non è troppo tardi. Ma senta, mi sono su un robo da vero, e non porta a capo. Su un robo? Ma tu, lì sto per bene. Va bene, se su un robo, a un reparato, non ci riusciamo un altro, lasciamo di rimani, hai un malfattore di gesso. Non vi preoccupate, non vi preoccupate. Siamo con me a tu? No, no, qui. Poi, lo sei assaltato anche in giro, perché andava a Colombia. Sempre di 7 anni, no? È giocare all'ora. È giocare all'ora. Non ricattare, che è capace di ascoltare davvero un bunnato. Mannaggia la miseria. No, allora sta scendendo. E come sa che ti spagna? Ah. Sono povero amico. Ah, vero, puro povero. Ah, vero, puro povero. Più tardi. Fuori, fuori! Guarda lì, fuori, mi raccomando, va! Io, dove vai? Vai nella mia catamara e te vedremo! Fuori! Meno male che ci pigliamo le mani, scusa! Cosa può questo roba a voi? Ah, questo roba, se roba, non vuole fare a voi stesso! Ma dico io, sto gesso! Un figlio dove per curarlo! Sempre cristiani, sai, c'è roba! Ma chi vuole sti gente che sa fare? Quando non capo quale faccio di famiglia c'è di ciaggio stavolta. Ma. Ma. Buonissimo, buonissimo. Questo non va, non per buttare, non per fare la maglia. Oggi è un cane che ha sbaglio in GV. No. Tu mi presentate a chi? Speriamo una posizione di cielo. Se no a perseguire un paese dove andiamo, a che? Che succede? Tu sei un embo! Perché? E mi vuoi fare? Che mi vuoi fare? Canapè! No, che è un cuscino!